alla realizzazione di quel bando che oggi ci permette di essere all'interno della graduatoria e di portare un po' di ossigeno ad Andria per il commercio, per l'attività e anche per il turismo. È un risultato importante, un risultato importantissimo, ottenuto col lavoro coordinato appunto dal vice sindaco Viola Moda, che è la prima cosa che ha iniziato a fare, una delle prime cose, delle tante cose, ma delle tra le prime, che ha iniziato a fare appena ci siamo insediati. Proprio perché l'obiettivo fondamentale di questa amministrazione era quello di cercare di dare nel più breve tempo possibile dei segnali importanti alla città, al commercio e al turismo, in un momento in cui a livello nazionale e quindi di conseguenza a livello di Polesine ci sono delle difficoltà che sono, penso, riconosciute in maniera purtroppo uguale in tutta Italia, magari noi nel nostro territorio, che è sempre stato un territorio un po' più povero rispetto anche al resto del Veneto, ne risentiamo di più. Quindi chiudo e passo appunto la parola a Vilma, che vi dirà la comunicazione che è arrivata e vi darà alcune altre notizie importanti che riguardano l'argomento. Chiudo appunto ringraziando la Vilma per il lavoro fatto che porta adesso questi frutti.